in alto, un pochino movimento in alto per circolare, movimento del corpo, cambia angolazione. In alto per far lavorare il corpo. Seconda fase, avvicinamento. Seconda fase, avvicinamento. Importante che il movimento sia fatto con la mano nascosta, non con quella visibile. Nascosta. E il movimento un po' a 45 gradi, in modo da produrre questo tipo di sbilanciamento. Azione di lavoro col corpo. Uno, una volta che è stato prodotto lo sbilanciamento, si lavora con l'altra parte del corpo per spingere verso la mano. Non pensate al pugnale, pensate alla mano. La mano va rispinta verso il corpo. Quindi, deve essere quindi questo lavoro, tutto insieme. Questo. A questo punto della fase del movimento è possibile inserire anche la seconda mano, anche qui però con un movimento breve, nascosto. Evitate i movimenti larghi, visibili che allertano. Movimento breve. Da quest'altra parte. Parte del movimento. Stesso discorso. 1, 45 gradi, si usa il corpo. 1, 45 gradi, molto dietro, si è molto dietro, bene. Stavolta la mano invisibile è questa. Visibile, invisibile. Avvicinamento a 45 gradi. Vieni qua. Si usa nel movimento un respiro. Salva. Sono tutte le varianti. Questo è molto dietro. A parte questo è strano, però è molto dietro. Sia molto dietro, comunque lavorate allo stesso modo. La mia mano. Pensate alla mano, non pensate che lui si tagli. Pensate alla mano che va contro di lui. Poi se ce la fate, se lui molla perché perde il controllo, perché c'è quello di tagliare, lo prendete voi. Però questa è una cosa che... Invisibile. Così no. Così no. Un po' in alto. Si va un po' in alto e si spinge. Poi il movimento si accelera in qualche modo. E è corto, non è lungo. Così, lungo, corto. Dove nel movimento corto fate tutti gli elementi.